Oggi siamo a Luna Park, il primo parco divertimenti contadino a pochi chilometri da Bologna. E questi sono gli amici animali del contadino Gianni. Lui è Valentino, è un toro, non parla, ma è un bravissimo artista. Ed è innamorato? Sì, di una gallinella, ve lo diremo dopo. Ve lo diremo dentro. Lui è Ricky. Ricky, il gallo. Tira a farsi le foto. Sì, i selfie. Lei è Penelope. La maialina ama la musica e lo sport. E lei? È Martina. Precisa, precisa. Chissà cosa direbbe Martina se vedesse che Gianni ha usato del miele. Di miele per tenere su l'ingresso. Per creare l'ingresso al parco. Andiamo, ragazzi? Sì. Via, entriamo in fattoria. Ciao, buongiorno, benvenuti. Grazie. È di là per la fattoria? In fondo di qua. Perfetto. Antica bottega. Prodotti tipici. Ricky. C'è Ricky? C'è Ricky? Dai, andiamo a salutarlo. Ciao Ricky! Ciao! Questo deve essere... È il salotto. È proprio casa di Gianni, sì. Lì c'è il focolare. Le foto di quando ero piccolina Penelope. Credo che Ricky ci stia dicendo qualcosa. Ci sta dicendo qualcosa? Ah sì, Ricky, queste sono il le tue foto. Angolino. Ah, deve essere il suo primo selfie. Guarda, aveva gli occhiali già da pulcino. Oh, era così puccioso. Gli chiediamo di fare una foto con noi? Ricky! Come ci sta dicendo qualcosa? Cosa ci sta dicendo? Di fare un balletto? No, di entrare. Ah, andiamo allora. Beh, possiamo anche fare un balletto entrando, ragazzi, eh. Si entra in fattoria. Si esce, è l'aia questa. È vero. Si esce dentro. Si esce dentro. È tutto coperto. Qua ci sono, è vero, è tutto al coperto, ragazzi. E all'interno ci sono le attrazioni, le giostre contadine. Da cosa iniziamo? Qua siamo indecisi, eh. Dagli autotori. Dagli autotori. Chi mi accompagna? Io, Mati. Faremo il toro scontro assieme. I tori qua decidono chi ha la testa più dura scornandosi. E occhio, ragazzi, perché c'è partito il primo toro. C'è il punteggio, bellissimo. Quindi faremo delle specie di autoscontri, ma... Ehi, attento, toro. Cercando di fare più punti possibile. Io vado sulla blu. Sulla blu? Allora io vado sul toro giallo. Ogni toro, ragazzi, ha, come vedete, una luce che gli dà il colore. Cintura, pedale per l'accelerazione, volante. E occhio al punteggio, ragazzi. Oh, boom! Dov'è la macchia? Dov'è la macchia? È la mamma, è la mamma, la mamma. La mamma, la macchia. Andiamo a caccia della mamma. Oh, Ricky. Ce l'ho io, ce l'ho io. Vai, ce l'ha quel toro. No, il rosso. E la mamma ovviamente. No. Vai, ce l'abbiamo. Eccoli, hanno loro la macchia. Ce l'hai la mamma, Ricky. Vai contro. Datemi la macchia. No, ce l'abbiamo. Ce l'ha papà. Vai, Ricky. Io scappo. Va, Ricky. Non si fa, non si fa. Mi riprendo la macchia. Ce l'hanno loro. Ho vinto io. Ha vinto Ale col blu. Gli animali hanno fatto i birbanti, hanno preso le provviste di Gianni e ora si scappa, forza Ale, si scappa, via! E questa che cos'è, ragazzi? È la scala mobile! È molto mobile! È così mobile, ragazzi, che un gradino va su e l'altro va giù! Wow. Ale, io non ti prendo, eh! Brava! Vedete, sale e scende, sale e scende! E come avete fatto già a scendere, ragazzi? Aria per tutti! Vai Ale, scendi! Ben arrivata! Qua, se ho capito bene, c'è aria per tutti! Cappellografia! Oh oh, qua andate avanti però, allo stesso tempo girate! Ops, adesso però devo girarmi di nuovo. Eccomi! Qua cosa fanno? Che cos'è quella cosa lì? Mi faccio notare che siamo in bagno. Ah, è vero, guarda! C'è Ricky che ovviamente si specchia. È come stare sulle onde. Cos'è questo rumore? Non so, se voglio scoprire. Oh oh, forza, Gianni ci insegue, ragazzi. Siamo in fuga dalla fattoria. Ma ho capito che ti sei sole nudo, devi far veloce, sei proprio
così. Brava! Vibrano e fanno un super rumore. Vado! È questo qua quello pazzo! Oh oh! Il tappeto con i rulli! Io lo rifaccio! Come lo rifai? Bel anch'io trucchetto! Wow. È come sciare! Ma c'è? C'è Valentino! È un po' indaffarato! E qua che succede? Sì! Uno va avanti, uno va indietro! Qua c'è una cosa pazza! Una cosa pazza, la fuga continua! Vieni a vedere, è la ruota del Polpetta! È la ruota di Polpetta! Sì, sì, sì. Ecco cosa prova il nostro criceto quando va sulla ruota! Ma ti arrivo! Sì! Ce l'ho fatta! Allora, a me mi è piaciuta quel trenino che girava. Ah, la Formula Farm. E dopo quello delle quello laggiù, api, ragazzi. Che girava. Sì, che voi giravate come matti. E infine. Al terzo posto. Quello che andava su e giù. Bella. Sì, 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 me la ricordo. A me tutte sono super piaciute. Tutte sono molto belle. Beh, sì. Anche a me. Sono super ambientati, i dettagli sono veramente super fatti. Vedi? Guarda lì, ci sono gli animali che scappano con il cibo. È vero, a me è piaciuta un sacco, ecco la mia preferita è la fuga dal mulino, perché ci sono un sacco di trucchi super divertenti. Momento dei consigli di viaggio. Grazie Gianni, i consigli di Mati. Allora, i miei consigli sono che potete venire qua sia quando è tanto caldo che qua è fresco, sia quando c'è brutto tempo. Tutto l'anno, insomma, è sempre aperto ed essendo coperto si sta benissimo. Il mio consiglio è di fare la giostra dell'ape prima di mangiare. Manca il tuo consiglio, Davide. In realtà, Ale, manca anche il tuo consiglio. Giusto, il mio consiglio è questo, il braccialetto corse illimitate, ma proprio illimitate. Potete fare le giostre tutte le volte che volete e per arrivare prima al Luna Farm ricordatevi di parcheggiare al parcheggio gratuito P2. Ci sta un attimo e siete subito a giocare. Perché è già finito? È il momento di andare, ragazzi. Ragazzi, a noi Luna Farm è piaciuto da impazzire. E se a voi è piaciuto questo video, mettete un pollicione! E ricordate di suonare la campanella quando arrivate a Luna Farm. E iscrivetevi, ragazzi, al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!